Trio Evans, quando lo sport dà spettacolo. E la gara di Sirmione è spettacolo nello spettacolo. È il triathlon più bello che ci sia in una location che di per sé è veramente uno spettacolo. È uno dei luoghi più visitati in Italia in assoluto e ha deciso, pur con tutte le difficoltà, di essere una penisola con una sola strada che porta al centro storico, di ormai per il quinto anno consecutivo di portare il triathlon all'interno del proprio centro storico. Quindi grazie a Sirmione e speriamo di continuare a essere qua anche negli anni a venire. Finalmente siamo qui alla prima tappa di Garmin Trio Series e ieri sera abbiamo iniziato con un evento molto carino dedicato ai bambini e alle famiglie, Garmin Happy Fit, una camminata educativa che è servita per spiegare in modo divertente e innovativo ai bambini l'importanza del movimento fisico legato ad una sana alimentazione. Alla fine abbiamo conteggiato tutte le calorie e tutti i passi e abbiamo fatto un rapido gioco, insomma, cercando di capire quali alimenti potevano corrispondere alle calorie bruciate durante questa passeggiata. Dopo Garmin Happy Fit è stato il momento di un evento in piazza in centro storico di Sirmione, aspettando il Garmin Trio, un talk show con grandi nomi dello sport: Gennaro Di Napoli, Emiliano Brembilla, Alessandro Ballan, Daniel Hofer, presentato da Paolo Franceschini. Un momento di chiacchiere e di sport condiviso con gli atleti, con i turisti che passavano per Sirmione e con tutti gli accompagnatori che avevano voglia di sentire parlare di grande sport prima di avvicinarci alla gara che si terrà poi questo pomeriggio. La prima esperienza col triathlon ce l'ho avuta l'anno scorso, quando mi hanno incastrato un po' per gioco, un po' per sfida, in un triathlon un po' anomalo, perché è una distanza che si fa solo a Phuket in Thailandia, dove dovevo percorrere 1900 metri in acqua, 55 in bici e 12 di corsa. È stata un po' una sfida e per me era un obiettivo post carriera e quindi l'ho accettato subito. Avevo 6 mesi per prepararmi. È stata dura, ho trovato delle difficoltà soprattutto nella bici e anche un po' nella corsa, ma diciamo che forse nella corsa subivo meno. La bici per me è stata dura perché imprimere forza su un oggetto, insomma, il nuotatore è un po' un pesce fuor d'acqua, no? Come si può dire. Però è stato divertente, lo rifarei altre 100 volte. Ma è uno sport che mi ha sempre entusiasmato, però non ho mai potuto partecipare a nulla perché fino all'anno scorso ero in attività e quindi non ho mai potuto. Mi piacerebbe fare qualcosa, anche se il mio handicap è sicuramente il nuoto. Quello che è il bello è adattare il corpo umano, il proprio corpo, i muscoli, a fare 3 discipline completamente diverse una dall'altra. Se volete venirmi a dare un bacio, vi aspetto qua. Grazie, buonanotte, ciao! Beh, io sono sempre stato molto vicino al triathlon perché avevo in squadra un compagno di allenamento, si chiama Stefano Belandi, che ha rischiato di andare a fare le Olimpiadi nel 2000, e così mi sono avvicinato al triathlon cercando di capire come funzionasse, diciamo, questo sport. Personalmente mi è sempre piaciuto fare un solo sport fatto bene, difatti io dall'atletica poi sono passato al golf, però mi ha sempre molto affascinato perché capisco poi la fatica che c'è facendo questa specialità. Secondo me i ragazzi devono provare tutte le discipline, i comuni, le federazioni, il CONI, insomma dovrebbe mettere a disposizione gare giovanili gratuite per fare in modo che questi giovani possano provare la disciplina. Se io non avessi avuto una gara del quartiere a casa non mi sarei scoperto campione nella corsa, ma così anche tutti gli altri miei colleghi a 7-8 anni hanno provato a fare lo sport, quello sport, e casualmente si sono riscoperti poi campioni. L'importante è provare tutto tranne il doping.
frazione più affascinante del Garmin Trio Sirmione è sicuramente la frazione di nuoto. Penso che sia l'unica gara in Italia e probabilmente in Europa che passa attraverso il ponte, un antico ponte levatoio, ora non più levatoio, di questo fantastico castello. E la frazione ovviamente di 1500 metri che parte dalla spiaggia del Prete subito dietro il castello e arriva nella zona vicina al porto, al piazzale del porto. Poi si parte per la frazione di bici che diciamo è caratterizzata dalle caratteristiche colline moreniche che ci sono in questa zona e quindi non ha particolari difficoltà, però un continuo avvallamento che comunque darà del filo da torcere ai ciclisti. Una frazione podistica che si snoda all'interno del centro storico di Sirmione, è un multilap di due giri che darà la possibilità anche ai familiari, ai tifosi di vedere da vicino i propri amici e parenti e a incitarli, soprattutto oggi che sarà una giornata abbastanza accaldata, a tirarli su di morale. Sirmione, prima tappa della serie Garmin, triathlon olimpico, siamo squadra 707, io sono capitano Salini Gabriele e niente, come tutte le gare che andiamo a fare cercheremo di fare del nostro meglio, possibilmente di portarci a casa sia la classifica individuale che la classifica per team di tutta la serie. Ecco. Siamo una squadra di ottimo livello. Per me è un grandissimo orgoglio essere capitano di questa squadra e cerchiamo come sempre appunto di far entrare giovani ragazzi che valgono tanto, da cui cerchiamo di estrapolare il massimo potenziale. Prima tappa del Garmin Trio, siamo qui a Sirmione, DT siamo in metà di mille, siamo tantissimi, sarà una figata. Il bello è stare tutti quanti assieme e menare a più non posso. Se dovessimo vincere 10.000 euro, birra, l'unica cosa che mi viene in mente. Ciao ragazzi! Woman Triathlon Italia è una squadra che è nata nel 2012 con l'obiettivo di promuovere il triathlon a livello femminile. Molto spesso le donne hanno un po' paura a iscriversi alle varie squadre, un po' per timore, un po' perché magari non si credono capaci di poter affrontare la triplice disciplina, e invece noi accompagniamo tutte le donne e le ragazze che vogliono provare questo sport a provarlo. Il fatto di creare un gruppo, delle amicizie, il fatto di condividere momenti divertenti in compagnia, facendo anche spesso dei buoni risultati. Abbiamo deciso di intraprendere questa gara a livello di squadra nel circuito Garmin perché ci interessa proprio far vedere che il nostro scopo è divertirci tutti insieme. Non ci interessa tanto la classifica di ognuno di noi, ma bensì tutta la squadra. Sottolineerei che chi inizia questo sport pensa che il triathlon sia una cosa singola ed individuale. Non è così, la squadra conta molto, conta per sostenersi, conta per darsi degli utili consigli anche per chi entra, per comprendere molte cose di questo sport, perché ricordiamoci che sono tre sport da fare in sequenza, tutti insieme, e quindi ci sono molte cose da gestire.
strada, ho tirato lungo una curva e Marco invece di attaccare ha aspettato. Questo è un gesto che mi fa onore e vi ringrazio. Devo ammettere che parto sempre per fare il massimo e quindi oggi forse la possibilità di vincere c'era. Dopo il nuoto non ci credevo più perché ho nuotato veramente male oggi. Ho avuto un po' di fortuna, avere buone sensazioni. Ho avuto buone sensazioni in bici, sono rientrato sui ragazzi che erano davanti a me e sentivo che non faticavo in bici. A quel momento lì ho iniziato veramente a crederci. Abbiamo iniziato a correre, Marco Corrà mi ha messo un po' in difficoltà ai primi chilometri, però poi ho tenuto duro e sono riuscito a vincere. La gara è stata un po' modificata rispetto a quelle che erano le previsioni dei giorni precedenti, perché rispetto alla starting list alcune mie avversarie non si sono presentate, per cui la gara l'abbiamo dovuto un po' improvvisare, l'ho gestita insieme a Veronica Signorini, siamo uscite dall'acqua praticamente insieme, una manciata di secondi davanti, ma in realtà dalla zona cambio siamo uscite insieme, la bici l'abbiamo fatta collaborando e poi però uscita dalla T2 e quando abbiamo cominciato la frazione a piedi io non ho più visto Veronica, poi ho saputo che a causa di un malore si è dovuta ritirare, per cui ho continuato la mia gara gestendo il vantaggio che avevo sulle inseguitrici. Sono contenta del fatto di averla vista pochi minuti fa in piedi, per cui il malore che ho avuto si è risolto.